L'articolo 4 della nostra Costituzione italiana sancisce quanto segue. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Di fatto, è pleonastico dirlo, di prospettive il nostro bel paese ne offre davvero poche o zero, e i giovani sono costretti a rivolgersi altrove, espatriando in paesi che garantiscano il diritto al lavoro. Secondo i dati Istat, sempre più italiani si trasferiscono all'estero. Il 53% è diplomato o laureato. L'Istat conferma quindi il trend certificato ormai da anni dei cervelli in fuga. Come si fa ad amare una patria che spinge i propri giovani a partire? Ma l'Italia cosa fa per garantire un futuro ai nostri figli? Sindacati e partiti su questo fronte cosa fanno? Molti hanno scelto la Germania, come i quattro ragazzi da me intervistati sul luogo e che, oltre al lavoro, hanno iniziato a frequentare l'università perché in Germania, sentite bene, è gratuita. Sì, ed oltre ad offrire l'accesso gratuito agli studi, la Germania offre anche un sussidio di 900 euro mensile ai giovani che si trasferiscono in quel paese. Inoltre, come confermano i ragazzi che ho incontrato, i contratti di lavoro in Germania sono molto più promettenti. Ma ascoltiamo cosa hanno da dire. Proviamo in una pizzeria in Germania, in un locale italiano, con gestione italiana. E siamo qui con un amico che vive in Germania e adesso gli chiederemo cosa lo ha spinto a trasferirsi in questo paese? Allora, senti, perché sei venuto in Germania? Esattamente non c'è una domanda esatta per il quale motivo mi sono trasferito, più che altro perché volevo fare un'esperienza all'estero, dato che appunto in Italia il lavoro è abbastanza fermo e quindi ho deciso, ma sì, proviamo a fare un'esperienza, chissà dove, in questo momento in Germania. Ho detto, ma sì, proviamoci, vediamo come andrà. Infatti tuttora sono qua da più di 5 anni. Sono partito senza conoscere la lingua, non sapevo niente della cultura tedesca. Sono partito così all'arrembaggio. Ho detto, ma sì, proviamoci. Ci ho provato, alla fine sono qua. Studio, lavoro, ho già un apprendistato come falegname. Sto studiando all'università, mi trovo bene, la lingua funziona. Cosa fai? Che facoltà frequenti? Sto frequentando architettura presso l'università di Augsburg, Germania, da 2 anni circa. Allora, la scuola durerà ancora circa altri 2 anni, dopodiché sarò un architetto. Perfetto, complimenti. Torneresti in Italia? Tornare in Italia sì, solo per stare con i miei genitori, ecco. Però se dovessi tornare a lavorare in Italia ti direi la verità, no. Ecco. Rimarrei qua, sì, sicuro. Che consiglio daresti ai ragazzi che sono in Italia? Partite subito, fate un'esperienza all'estero, non rimanete in Italia, perché in Italia è tutto fermo, è inutile rimanere in Italia. Se siete ancora giovani, partite. Ok, grazie. Allora, un altro italiano in Germania. Da quanto tempo sei in Germania? Ah, sono in Germania da ormai 6-7 anni. Bene. Come va con la lingua? Con la lingua va bene, anche se devo dire che ho iniziato a fare i corsi troppo tardi. E se posso dare un consiglio a chi si trasferisce all'estero e non parla una lingua, la prima cosa che deve fare subito per integrarsi è imparare la lingua, insomma, fare i corsi di lingua. Io arrivai qui 7 anni fa per caso, perché un amico con cui ho vissuto in Italia, che si chiama Fred, vivevamo insieme a Roma e Fred aveva la doppia nazionalità sudamericana tedesca.
lui decise di trasferirsi qua perché in Italia non aveva trovato futuro, non aveva trovato quello che cercava, e tra l'altro non essendo mai stato in Germania voleva fare un'esperienza. E poi che è successo? Che un anno dopo mi scrisse e mi disse: ah, vieni a trovarmi in Germania, è bellissimo, è il paese dei sogni. In realtà lui secondo me l'ha esagerato un po', perché non è tutto facile all'inizio come può sembrare, però nel tempo devo dire che mi sono integrato, adesso mi sento più a casa qui che a casa mia, insomma. E torneresti in Italia a lavorare? Tornerei in Italia a lavorare? Quale lavoro? Non c'è in Italia il lavoro. Ok, grazie, ciao. Ciao, anche a te la stessa domanda. Da quanto tempo sei in Germania? Io sono arrivata in Germania 2 anni fa. Lavori? Sì, sono venuta per lavoro. Non è stato casuale. La Germania era l'unico posto che mi prometteva un lavoro sicuro, senza contratti a progetti, senza contratti di 3 mesi. E poi una volta arrivata sono stata messa subito a tempo indeterminato e mi sono trovata bene. Non ho dovuto faticare né penare per chiedere il rinnovo del contratto. Mi ha offerto molto di più. E ti trovi bene? Ti senti a casa qui? A casa completamente no, perché ovviamente le differenze culturali ci sono, però per adesso come adesso, se dovessi pensare al futuro, qui vedo molte più prospettive, mi sento più a mio agio, non ho paura di alzarmi la mattina e perdere il lavoro, non ho paura che se faccio dei figli possa perdere il lavoro. Non so che anche nel caso io volessi cambiare lavoro c'è molta più scelta, e quindi se casa intendi sentirsi a casa vuol dire che posso costruire un futuro stabile, sì. Quindi non torneresti in Italia a lavorare nell'immediato? No, al momento no, a meno che in Italia non cambino tante cose, sarebbe inutile per me. Non ti offre sicurezza? No, non mi offre sicurezza, non mi dà la possibilità di fare dei progetti, magari di comprare una casa, di fare una famiglia, non mi dà queste sicurezze, non mi sento protetta a livello lavorativo. E se dovessi dare un consiglio ai ragazzi che sono in Italia? È di andare all'estero, almeno, anche se poi volessero tornare a casa, almeno di fare delle esperienze per un arricchimento sicuramente culturale, ma anche per capire come dovrebbe essere effettivamente il lavoro, a cosa abbiamo diritto e cosa dovremmo chiedere, cosa ci spetta in quanto lavoratori. Grazie, ciao, ciao. Bocca al lupo. La domanda, qual è la domanda, secondo te, che ti voglio fare? Non lo so. Mario, per quale motivo sei venuto in Germania, da quanto tempo sei in Germania e se hai trovato quello che cercavi? Non c'è un motivo perché sono venuto in Germania, è partito tutto come una vacanza, perché avevo problemi nella mia vita sentimentale, da questa vacanza è nata un'esperienza lunghissima e adesso... Da quanto tempo sei qui? Sono qui da 8 anni. Ah, e cosa fai in Germania? Sono laureato, sono riuscito a trovare il lavoro per cui... Ti sei laureato qui? Sì. Quale facoltà? Di design e comunicazione. E lavori? Lavoro come designer in una piccola azienda tedesca. Il lavoro che svolgi qui è retribuito meglio se tu facessi la stessa cosa se facessi la stessa cosa in Italia? Sì, molto meglio. E purtroppo a sud questa la mia figura lavorativa penso che piano piano non esista più. Per questo penso che in questo momento sono al posto giusto, nel momento giusto. Ti sei integrato bene? Ti trovi bene? Sì. Torneresti in Italia a lavorare? Al momento no. Okay. Forse in futuro. Grazie. Ciao, eccoci qui, stesso locale, un altro amico italiano che si è trasferito in Germania. Per quale motivo ti sei trasferito? Per le basse probabilità economiche che l'Italia mi offriva. Per questo ho cercato di cambiare paese, perché l'Italia è arretrata, perché per esempio se tu lavori devi lavorare 6 giorni alla settimana per avere uno stipendio minimo.
con cui non sopravvivi perché a stento riesci a pagare l'affitto, le spese, il cibo, mentre se tu vai in altri paesi europei magari hai anche due giorni liberi alla settimana, lavori 5 giorni alla settimana per avere comunque uno stipendio decente con cui tu riesci a vivere, non sopravvivere. E qui hai trovato queste cose? Sì, devo dire la verità, sì. E da quanto tempo sei qui? Io solo da 1 anno e mezzo perché prima stavo in Inghilterra, sono stato 3 anni in Inghilterra, poi ho deciso di spostarmi in Germania perché avevo degli amici in Germania e ho deciso così di fare un'altra esperienza, però sicuramente non tornerei mai in Italia per viverci perché non, così non, ti offre, non ci sono possibilità economiche valide. E adesso che posso ancora lavorare perché sono giovane, magari avrei delle possibilità lavorative però con uno stipendio basso, però se penso al futuro penso che comunque l'Italia non è un buon futuro perché quando arrivi a una certa età ci sono meno possibilità lavorative e si vive insomma abbastanza male. Nonostante ciò penso che l'Italia sia un bel paese, però ci andrei solo, ci tornerei solo come turista o magari per trovare la mia famiglia. Ok, grazie e in bocca al lupo. Grazie.